Nell'ambito di una revisione del modello di difesa e a proposito degli strumenti d'arma si dovrebbe A. Tagliare i sistemi di armamenti prettamente offensivi, vedi F-35, destinando le risorse ad altri strumenti innovativi come la cyber security, le reti di intelligence ed equipaggiamenti che vengono utilizzati per l'operatività dei militari. B. Lasciare la programmazione per sistemi d'arma come attualmente pianificata dalla difesa. L'Italia spende oggi per la difesa oltre 23 miliardi di euro l'anno, cioè 64 milioni al giorno, di cui oltre 5 miliardi l'anno in armamenti. Una spesa militare ingente nella media dei paesi NATO, Stati Uniti esclusi, e in costante aumento, più 21% nelle ultime tre legislature. Spendiamo quindi molto, ma spendiamo male, in modo irrazionale e inefficiente. Gran parte della spesa è infatti assorbita dai costi di una struttura del personale elefantiaca e squilibrata, fino al paradosso di avere più comandanti che comandati, cioè più anziani ufficiali e sottufficiali a scrivania che graduati e truppa giovane operativa. Mentre continua a crescere a dismisura la spesa per armamenti di tipo tradizionale, più 75% dal 2006, che sono costosissimi, logisticamente insostenibili e soprattutto non rispondenti alle reali esigenze di sicurezza nazionale, né sia gli interessi dell'industria bellica e della lobby politico-militare che la sostiene. Sono un esempio i carri armati che l'esercito continua a comprare in quantità sproporzionata rispetto alle esigenze operative e spropositata rispetto alle capacità di manutenzione, così che la maggior parte di questi mezzi finiscono ad arrugginire nei depositi o cannibalizzati per i pezzi di ricambio. Oppure le nuove navi da guerra ordinate dalla Marina, una seconda portaerei quando già mancano i soldi per il gasolio necessario a far navigare la prima, e altre 7 fregate lanciamissili che porteranno la flotta italiana a superare la potenza navale francese e ad eguagliare quella inglese, entrambe, lo ricordiamo, potenze nucleari. Per non parlare dei famosi cacciabombardieri F-35, che l'Italia continua a comprare, contrariamente ad altri paesi NATO, nonostante i costi esorbitanti, 14 miliardi per 90 aerei, e la loro inutilità rispetto alle reali esigenze di difesa aerea nazionale, denunciata anche da ex generali dell'aeronautica militare. A fronte di queste spese da potenza militare d'altri tempi, l'Italia è gravemente impreparata a difendersi dalle minacce concrete del presente e del futuro, dal terrorismo alla cyber war. Se carri armati, navi da guerra e bombardieri non sono di alcuna utilità nel prevenire attentati, serve semmai più intelligence sul territorio e online, per difendersi da attacchi informatici potenzialmente in grado di mettere in ginocchio l'intero paese, servono investimenti massicci nella cyberdifesa, che oggi mancano completamente, solo 150 milioni nel 2016, nulla nel 2017, con personale e strutture militari dedicate, il Cyber Comando italiano è ancora solo sulla carta. Insomma, è a dir poco paradossale continuare a spendere miliardi in armamenti tradizionali e nulla per prevenire e fronteggiare cyberattacchi che potrebbero mettere fuori uso tutte queste armi con un semplice virus.